Il 20 febbraio del 1909 il quotidiano francese Le Figaro pubblicava il manifesto del movimento futurista a firma di Filippo Tommaso Marinetti. Il futurismo è il movimento di avanguardia più importante del Novecento, un movimento nazionale ed internazionale che durerà molti anni perché diciamo che storicamente si dice che duri fino al 1944, l'anno della morte di Marinetti. È un movimento che ha voluto occuparsi non soltanto di arte, ma ha indagato tutti i campi della vita dell'uomo e lo ha fatto con un linguaggio che inneggiava alla modernità, alla distruzione di tutto quello che era storia, passato e passatisti, e lo ha fatto prendendo linfa vitale in quello che era appunto il progresso e la modernità. Quindi un linguaggio nuovo, un linguaggio dinamico, un linguaggio spesso provocatorio. Questa possibilità di un nuovo rapporto arte-vita, quindi dell'indagare i campi della vita dell'uomo, non solo parlare di pittura, scultura, architettura, ma parlare di design, di giocattoli, di moda, di cucina, è una caratteristica di questo movimento. Vorrei nei nostri incontri parlare proprio della poliedricità di questi artisti, di questa loro varietà dei temi che, a mio avviso, è la caratteristica principale e in qualche modo è la grande eredità che noi abbiamo tutt'oggi dal movimento futurista.